Ben ritrovati, eccoci puntuali come sempre per cercare di dare informazioni utili ai nostri telespettatori. Con noi oggi parliamo di fisiatria ed è con noi il dottor Giovanni Martini, che è responsabile dell'unità operativa di riabilitazione del distretto Savuto Cosenza dell'ASP di Cosenza. Ho Va saltato bene così, qualcosa, va bene così. dottore? Anche troppo. Riabilitazione e fisiatria, forse? Eh? L'unità operativa. Unità operativa e riabilitazione. Riabilitazione del Fisiatra distretto Savuto Cosenza, sì. Cosenza, dell'ASP di Cosenza. Col dottor Martini cercheremo di capire come funziona la fisiatria quando c'è bisogno del fisiatra. Sappiamo bene che ce n'è bisogno piuttosto spesso perché mal di schiena, altre problematiche di postura o di quant'altro, e la riabilitazione interessano un sacco di persone. Allora, dottor Martini, Buongiorno. cominciamo con inquadrare cosa si fa, ad esempio, nella vostra unità operativa che è una struttura, diciamo, molto efficiente a cui ci si può rivolgere con le procedure normali, ma che dà risposte anche importanti. Guardi, l'unità operativa si differenzia un po' da quelle che sono le strutture ambulatoriali dell'azienda sul territorio, quelle diciamo, dove il paziente trova la visita specialistica fisiatrica, anche altrettanto chiaramente qualificata, via CUP, attraverso le prenotazioni CUP. L'unità operativa del distretto di Cosenza-Savuto ha una modalità di accesso diversa, perché ha una tipizzazione, nel senso che noi ci interessiamo prevalentemente, principalmente, delle patologie post-traumatiche e post-chirurgiche, delle patologie posturali, quindi soprattutto per l'età evolutiva chiaramente, ma per Certo, tutte le fasce di anche età. quando si è un pochino più grandi si può provare a Per correggere tutte la le fasce postura di età. sbagliata. La buon'anima di un mio maestro diceva che la posturologia, giusto per riprendere un suo termine, interessa a tutti da quando si va in piedi a quando ci si corica definitivamente. Ecco, perfetto. Chiaramente ognuno ha i momenti. Ci sono ovviamente delle esigenze Allora, si interessa, diverse. dicevo appunto, quindi c'è una valutazione scoliosi, paramorfismi, dismorfismi, appoggi plantari, tutte queste cose qua, e abbiamo anche dei protocolli d'intesa, uno in particolare con la reumatologia dell'ambulatorio reumatologico del dottor Pietro Gigliotti per patologie definite. Cosa significa tutto questo che ho detto? Significa che chi rientra, chi ha queste problematiche e rientra nei parametri di accesso che sono il quesito clinico disfunzionale, con barrate le caselle di priorità o appropriatezza prescrittiva, se ne parla tanto in Certo. questi giorni, urgente che va fatta entro 3 giorni lavorativi o breve, 10 giorni lavorativi, ha l'accesso diretto all'unità operativa. Quando è possibile si è visitati contestualmente, come stamattina è Certo. arrivata una paziente reumatologica, rimasta meravigliata che è arrivata con l'impegnativa corretta, con il mandato del dottore Gigliotti corretto, ed è stata visitata E non contestualmente. succede Allora, no, spesso. ci tengo a precisare questo perché può sembrare, come avviene con qualche paziente, che noi vogliamo essere superiori, noi non siamo superiori a nessuno, abbiamo solo una modalità operativa che deve garantire i tempi congrui ai pazienti che hanno quelle problematiche. Ecco, Non può aspettare 2 mesi uno che esce da un intervento o sì, da una dottore, questo frattura. dovrebbe essere il principio informatore di tutte le prestazioni sanitarie. Non succede così perché abbiamo liste d'attesa anche Se nei vuole ne casi di parliamo un persone, attimo. insomma, che hanno problemi. Possiamo dire che probabilmente vi siete dati un'organizzazione interna anche molto Sì, efficace ed efficiente. efficiente spero di sì, efficace Ma lo quello lo diranno dicono i altri. pazienti. Sì, è un'organizzazione a cui ho tenuto molto, ho trovato anche nel tempo le risposte adeguate, perché l'unità operativa, io sono responsabile di quell'unità operativa e chiaramente ho, come dire, un po' di autonomia gestionale, ma faccio riferimento sempre alla direzione del distretto che è la struttura sovraordinata e devo dire che
la direzione distrettuale e di conseguenza la direzione strategica aziendale non sono state sorde al discorso di tipizzare un servizio. Perché almeno in questo modo si danno risposte immediate. Soprattutto si fa... Immediate. E si cerca anche di far funzionare la sanità con l'evitare anche sprechi, magari le persone che vengono sballottate fino a quando non arrivano al posto giusto, non vengono viste, diagnosticate bene, magari vanno da una parte all'altra a fare indagini su indagini, invece probabilmente facciamo una medicina... Una medicina diciamo, lineare come percorso. Lineare e appropriata. Ci ripetiamo spesso questo termine, ma è quello su cui ci sono grosse discussioni attualmente sul decreto legge della Lorenzin, sull'appropriatezza che viene fatta passare come tagli delle prestazioni. Io non entro chiaramente nel discorso né politico né valutativo, non mi permetto, però devo dire una cosa, che se è applicato correttamente dagli operatori e il vero intento del governo è quello di ridurre le prestazioni inappropriate, se sono prestazioni inappropriate, certo, non è un taglio di prestazioni, è un non effettuare con i relativi costi prestazioni inappropriate. E quindi i soldi si possono investire servizi che magari... Poi questo è il compito del governo regionale, nazionale, di investirli correttamente nei servizi. Certo. Dottore, entriamo nel merito. Le problematiche più diffuse per cui si viene, ricordiamo la sede è a Serraspiga. Sì. A Serraspiga, quindi è a Cosenza. Le problematiche più diffuse e poi come si procede una volta che si arriva lì da voi? Guardi, le problematiche più diffuse ricalcano chiaramente quello che le ho detto prima, certo, sul mandato di struttura e sulla missione o mission che dir si voglia dell'unità operativa. Quindi noi abbiamo le problematiche post-traumatiche, quindi fratture, distorsioni, eventi importanti o post-chirurgiche, ernie del disco, protesi, poi abbiamo un'alta incidenza di problematiche disfunzionali della colonna vertebrale, dai paradismorfismi o scoliosi dorsicurvi, dorsi piatti, che dir si voglia, dell'età evolutiva, agli squilibri posturali. Tengo a precisare anche una cosa, lo squilibrio posturale non è una patologia, diventa patologia quando diventa algico, quando diventa doloroso, perché se no gli squilibri posturali li abbiamo tutti. Infatti, non si può investire un servizio se il mio squilibrio posturale mi permette un'attività non molto estetica, relazionale. No. Finché non danno... qui dovrebbe intervenire la medicina preventiva, dalla scolastica, ad altri servizi che qui non sto a ripetere. Noi siamo unità operativa terapeutica, quindi dobbiamo affrontare patologie che necessitano di interventi terapeutici. Abbiamo le reumatologiche, quello che è un po' un limite all'operatività, non tanto dall'unità operativa di riabilitazione di Serraspiga, ma un po' di tanti servizi, è la pletora di richieste, non voglio neanche dire inappropriate, che non tengono conto della reale problematica del paziente. Faccio un esempio. Capita spesso di vedersi arrivare il paziente con richiesta di visita fisiatrica per artrosi. Non si investe un servizio riabilitativo o una fisiatria. Certo. L'artrosi, io sono pieno di artrosi, non faccio un giorno di malattia, non ricordo neanche più da quando. Sono qui, mi muovo, lavoro. Altra cosa è se c'è una riacutizzazione dell'artrosi che limita una funzione relazionale della persona. Perciò dico, quando ho detto prima, l'accesso all'unità operativa di riabilitazione di Serraspiga è, come dire, normato, usiamo questo termine, dal quesito clinico disfunzionale, altrimenti non ha senso investire un fisiatra. Per una semplice visita così, se uno avverte un problema, o va dal medico curante, dalla medicina di base, ecco, o va dal medico curante, dovrebbe indicazione del medico curante può andare da un fisiatra, fatti tutti i passaggi di base, certo, ed eventuali accertamenti di base,
Poi laddove chiaramente si vede che di non essere non in grado, di non riuscire a gestire con le proprie conoscenze la situazione disfunzionale del paziente, allora si investe alla specialistica. Ecco, appunto. C'è la possibilità di ricoveri? Come funziona? Ci sono degli hospital? No, noi non abbiamo. E come vengono organizzate le... Noi non abbiamo possibilità di ricovero. Noi attualmente operiamo solo il regime ambulatoriale. Prima avevamo anche qualche terapista che effettuava terapia domiciliare, speriamo che ne arrivi nuovamente questo personale, non ne abbiamo questo personale. Il discorso è molto, il paziente, allora una volta diciamo che gli viene riconosciuta, mi permetta questa presunzione, l'appropriatezza di richiesta, viene visitato e preso in carico dal servizio. Lì viene fatto tutto, la valutazione funzionale, la prescrizione, cioè il protocollo, il programma terapeutico, viene fatta la prescrizione, non deve tornare dal medico a far fare l'impegnativa, viene preso in carico, quello che l'ha preso in carico. Ci stiamo trasformando lentamente da prestazioni ambulatoriali, quelle che venivano un pochino codificate con il nomenclatore Bindi, quindi diciamo... in medicina, in riabilitazione estensiva territoriale, perché la presa in carico deve essere globale, signora Maria. Noi non possiamo ragionare solo che un paziente viene da noi per una protesi, per la riabilitazione di un intervento di protesi e poi non sappiamo niente di come è gestito a casa, di com'è la casa, se ha scale, cioè va preso in carico globalmente, anche perché oltre alla prestazione immediata riabilitativa bisogna poi gestirne la relazionalità. Anche perché magari una volta tornata a casa si vanifica il lavoro fatto. Ci sono tanti casi che poi sono diventati agli arresti domiciliari. Ecco, io, dottore, senso... prendiamo una telefonata e poi proseguiamo. Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Maria Lucia da Cosenza. Sì. Io volevo chiedere al dottore se per andare lì a Serrastiga si deve fare la richiesta lì proprio a Serrastiga oppure tramite il CUP, prima di tutto. No. Lo ripetiamo perché magari ripeto, la signora si è sintonizzata adesso. L'accesso non è via CUP, l'accesso è diretto. Quindi posso avere già l'impegnativa. Con l'impegnativa del medico curante che riporti però il quesito diagnostico disfunzionale. Devono essere barrate una delle due caselle, urgente e meno frequente, perché urgente significa che è successo un trauma, o breve. Breve significa entro 10 giorni lavorativi deve essere erogata la prestazione, noi la eroghiamo tranquillamente anche prima. Ma se non ha queste due caratteristiche, impostazioni base, non è una ricetta. Non voglio dire che è sbagliata, non serve per accedere. Ecco, la prescrizione deve essere fatta bene. Si può andare al CUP e prenotare con altri fisiatri. No, io voglio lei. Vabbè. Non discuto. No, siccome ho avuto un intervento alla colonna vertebrale lì a Rogliano, con la chirurgia mini chirurgia non invasiva, per risolvere una sciatalgia fortissima, che c'ho delle ernie, vari problemi a questa colonna vertebrale. Abbiamo fatto il primo intervento, il secondo non me l'hanno voluto fare perché io sono una paziente particolare, essendo in dialisi, essendo una malata che ha avuto un tumore, ha avuto un sacco di problemi. Non mi hanno voluto fare il secondo intervento, ci fate fisioterapia. I dolori io ce l'ho ancora alla gamba, a volte non posso camminare, vado avanti a calmanti, prendo Targin, mattina e sera. Vedi signora, una delle, non limitazioni, perché tante volte... vengono fuori dei termini che possono sembrare anche che giudicano colleghi o comportamenti, non è questo che voglio dire. Una delle cose che bisognerebbe imparare a fare, non dire faccia fisioterapia, dica, si rivolga al fisiatra, perché fare fisioterapia è un po' generico. Cura generica, ma che il paziente può incorrere poi... Certo. In strutture o percorsi non proprio adeguati. No, la dottoressa mi ha detto deve fare fisioterapia, però deve rivolgersi benissimo, complimenti alla dottoressa. Io ho la richiesta di vista fisiatrica. Complimenti alla dottoressa. Perché devo fare sia ginnastica che cure meccaniche. Quello lo valuterà poi il fisiatra che l'ha
che la visita, Quindi io vengo lì a Serrazzi che mi prenoto con lei. No, con me no, parla con l'accettazione, parla, e poi vediamo se capita. Parla con l'assistente sociale, non perché non voglio parlare con lei, c'è l'accettazione all'assistente sociale che le indicheranno e sottoporranno il problema a me. Mi voglio prenotare però per lei. Non ci si prenota, signora, si viene in accesso diretto, non ci si prenota. No, poi c'è una collega validissima che mi collabora, un'altra fisiatra che mi collabora, ma siamo comunque, noi. Comunque, il dottore c'è sempre, signora, può stare tranquilla. Purtroppo sì, quando non sono da altre parti istituzionali sì. Va benissimo, bene. Grazie. Grazie a lei e in bocca al lupo, signora, che esca da questa situazione. Purtroppo io sono un pochino particolare, perché ho un sacco di problemi. Speriamo bene, teniamo le dita incrociate per lei. Allora, dottore, approfittiamo di questa telefonata per dire, appunto, spiegare che quando si parla di fisioterapia, perché noi ce lo sentiamo ripetere in maniera molto così, molto frequente, e spesso i consigli vengono dati dall'amica, dalla vicina di casa, quant'altro, mi sono trovata bene con la ionoforesi, mi sono trovata bene con questo, con quell'altro, si va. Non per screditare, per carità, i centri, però prima di farsi mettere le mani addosso, siccome ci potrebbero essere problemi importanti, va fatta la visita fisiatrica ed è il fisiatra che stabilisce il tipo di terapia. Allora, vorrei anche precisare questa cosa, visto che mi dà questa opportunità. Il fisiatra è lo specialista della funzione corporea. Quindi deve fare diagnosi clinica, funzionale o disfunzionale. Il programma terapeutico sulla diagnosi del fisiatra è compito del fisioterapista. Perfetto. Proprio dire 10 ionoforesi, il mio professore, buonanima del mio maestro, diceva che se la facciamo con l'acqua di Lourdes forse serve la ionoforesi, se la facciamo con i farmaci serve a qualcun altro. Perché il fisioterapista, che è una figura importantissima, nella sua autonomia non è autonomo nella diagnosi clinica, è autonomo nella valutazione funzionale e nell'impostazione del programma quindi terapeutico. Quindi i passaggi sono fisiatra, Come visita, indicazione di massima, cioè io a Serra Spiga non scrivo 10 tense e 10 massaggi, scrivo kinesiterapia, rieducazione propriocettiva. Il terapista fa la valutazione funzionale del paziente e mi rimanda il programma da lui impostato sulla mia diagnosi e io lo prescrivo. Va nella cartellina diario, non abbiamo una cartella riabilitativa come l'ospedale chiaramente, ma abbiamo una cartella diario del paziente e poi viene e fatto, sviluppato il programma terapeutico. Quello che anche va detto che in un'unità operativa siamo attualmente, poi lo dicevo, se passiamo come stiamo per passare riabilitazione estensiva, cambia un attimino la modalità di gestione amministrativa, non del paziente. Per il momento noi dobbiamo andare a scrivere su una ricetta 10, 10 e 10, perché più di questo non si può fare. Ma non significa che il paziente fa 10 sedute, significa che io devo scrivere 10, a fine delle 10, se ne deve fare altri 10, viene valutato e continua. Esce quando abbiamo finito le possibilità, cioè le possibilità terapeutiche nostre, oltre non possono andare. Ecco, viene fatto tutto quello che serve. È un'indicazione amministrativa. Sì, quello 10, 10 e 10 è un problema proprio prescrittivo. Però poi si può rifare. No, ma rimane dentro. Una telefonata, pronto? Pronto? Sì. Da dove ci chiama? Chiamo dalla provincia di Cosenza. Perfetto, faccia la domanda al nostro dottore. Volevo sapere, io 7 mesi fa sono stato operato per una frattura al femore destro. Sì. È possibile che debbano passare più di 7-8 mesi per avere una riabilitazione normale dopo aver fatto fisioterapia, eccetera, eccetera? Scusi. Se lei ha fatto fisioterapia, ha fatto la riabilitazione normale, è solo una questione di termini, di terminologia. Bisogna capire ma cosa non è che devono passare, cioè, non fare? Ho capito la domanda, cioè se dopo 6-7 mesi di fisioterapia lei ancora non ha recuperato, non ho capito bene. Mi può ripetere meglio la domanda?
No, è questa la domanda. Dopo 6 o 7 mesi dall'intervento, Sì. non ho recuperato totalmente la... Questo, detto così, non le posso rispondere, devo solo dire che delle terapie, o c'è stata una problematica chirurgica, e non credo, o c'è stata una problematica di gestione riabilitativa. Mi scusi un attimo, mi faccia finire, perché alcune volte le parole possono essere fraintese. Quando dico problematica di gestione riabilitativa, tengo a precisare la gestione dei percorsi, non che hanno sbagliato la tecnica o meno. Tengo a dirlo perché alcune volte ci si può... Non lo so, dopo 6-7 mesi, se l'intervento, come dire, tecnicamente è riuscito, lei deve camminare, per non dire... Per non dire che deve andare a ballare un po'. No, mi dicono che l'intervento è riuscito. Mi dicono, il problema allora c'è una gestione del percorso riabilitativo non completa, quantomeno. Così non glielo so dire chiaramente. Percorso riabilitativo che significa? Significa che lei, come dicevo prima, chi l'ha presa in carico come fisioterapia, usiamo i termini più correnti, doveva portarla al massimo recupero possibile. Ho capito. Tutto lì. Se le hanno fatto 10 sedute, poi ha interrotto 15 giorni, Dottore, più di 10 sedute. Sì, ma continue. Sì, continuo, io sono allora stato non so, ricoverato. È probabilmente quello il suo recupero, sa? Non glielo so dire così, se non vedo il paziente non glielo possiamo, so dire. Non possiamo, certamente. Non posso giudicare gli altri. Forse anche dall'età, dalla costituzione delle persone. Oltre 60 anni. Come me, insomma. Qui. Quindi potrebbe recuperare. Quindi dovrei recuperare col tempo. Certo. Guardi, bisogna io parlo dal punto di vista statistico. Dal punto di vista statistico, ad intervento chirurgico correttamente riuscito, usiamo correttamente per dire ben riuscito, lei in 4 mesi, 5, doveva aver recuperato. Questa è la statistica però, non è la personalizzazione o la problematica personale di un paziente. C'è chi lo fa prima e c'è chi lo fa dopo. Allora, riprovi magari a farsi vedere da un... fisiatra. Ho capito. Non so chi l'ha visto. Infatti, da dove chiama, scusi? Dalla provincia di Cosenza. Dalla provincia sì, di Cosenza. Ma ci sarà un paese, no? Mendicino. Lei è a 3 chilometri da noi, guardi, pensi. Può anche passare. Addirittura mi sono andato a fare le cure a 200 metri da casa mia. Alla San Pio? Dove è andata? Alla San Francesco? Non facciamo nomi. Sì, bravo. No, vabbè, ma quella è un'ottima clinica. Lo so. Quindi, faccio i nomi perché sono nomi istituzionali, cioè sono strutture accreditate con l'azienda sanitaria. Evidentemente, caro dottore. Essendo accreditate stiamo parlando di strutture a gestione privata ma con prestazioni pubbliche. Lo so. Secondo me hanno un po' fatto... Secondo lei non discutiamo il secondo lei. Sono stato operato, hanno fatto un po' di cose, come si dice. Quello bisognerà stabilirlo poi, noi comunque, ci fermiamo qui. Grazie mille, signora. Prego. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie a lei. Mi sono allora permesso di fare i nomi perché sono strutture accreditate. Perché spesso anche i nostri telespettatori non è fare pubblicità, i nomi dei medici. Allora avrei fatto pubblicità anche al mio servizio. Non per fare sono strutture accreditate. Essendo strutture dire... accreditate sono strutture pubbliche. Sì, a gestione privata, ma strutture pubbliche. Magari quando si avanza anche una remora su un medico, se si fanno i nomi dei medici... Ha ragione, allora io posso incorrere in... qualche querela. Starò più attento. Perché i telespettatori magari vanno a ruota libera. Sono ognuno dice così. Comunque. La struttura è accreditata ed è specializzata nella riabilitazione. Poi bisognerà vedere la risposta dei singoli. Capita a tutti, anche noi non è che aggiustiamo tutto. Tutti. Appunto. Noi stavamo dicendo, dottore, ecco, un intervento chirurgico, lei diceva anche un trauma. Dopo che il fisioterapista, perché è importante questo passaggio fisiatra, fisioterapista e poi si va a fare la terapia idonea, la riabilitazione idonea. Nel frattempo il paziente che è in carico da voi viene monitorato continuamente anche durante questa terapia o la riabilitazione la fa anche lì? Può decidere di farla altrove? No,
Lì è una scelta del paziente, ecco. Cioè, intanto accede come visita, poi io chiedo sempre se vuole rimanere, cioè se decide di far riferimento alla nostra struttura o se preferisce rivolgersi ad altre strutture, diamo un elenco dei centri accreditati. Dove il paziente può, è il paziente che sceglie, Di rimanere, di rimanere in struttura, allora viene preso in carico con la procedura e i procedimenti che le ho detto prima. Ecco, quali sono diciamo, i presidi a disposizione della riabilitazione? I presidi a disposizione della riabilitazione sono presidi come il nostro ambulatoriale nel distretto di Cosenza, Ecco, come mai il vostro distretto, mi perdoni, Cosenza Savuto, sì. Interessa allora, quale bacino? Per far capire chiamano dalla media Vallecrati, ad esempio. No, la media Vallecrati è un altro distretto. Ecco, così noi siamo Cosenza Savuto, nel senso che c'era il distretto di Cosenza prima, che arrivava fino a San Giovanni in Fiore, Mendicino, fino a Rende, chiaramente senza prendere Rende. Castrolibero è già del distretto di Rende. Presila è parte dei comuni verso Rogliano. Poi c'era il distretto di Rogliano, che prendeva la Valle del Savuto, tutto quello a sud. Il distretto di Rogliano, in una riorganizzazione aziendale, è stato accorpato al distretto di Cosenza, che è diventato Cosenza Savuto. Ecco. Quindi tutta la fascia presilana, Mendicino e la parte del Savuto, Rogliano, Bianco, cioè tutto quello che è il Savuto, fanno riferimento al distretto di Cosenza. Ma questo è l'accesso, come dire, è la copertura distrettuale. Poi i pazienti possono chiaramente rivolgersi alle strutture che decidono un pochino anche fuori dal distretto. Io ho pazienti da Castrolibero, siamo più vicini, ecco, per esempio, più vicini che non altri uno servizi. Uno di Montalto. No, signora, guardi, signora Marisa, arrivano da tutta la provincia, quindi benissimo. Non c'entra questo. Non ci il sono problema limitazioni. È solo la tipologia della necessità. Tutto lì. Non voglio dire, perché la discussione sulla libera scelta è un po' articolata e lunga, ma diciamo che il paziente, se ha i requisiti, purtroppo chiamiamoli così, se ha le problematiche da sottoporre all'unità operativa, viene preso in carico dall'unità, se è sua scelta la presa in carico e non solo la visita. Benissimo, diamo la linea. Le strutture sono cliniche accreditate, ambulatori accreditati, ce ne sono tanti. Sicuramente non facciamo i nomi ora. No, mi ponevo il problema appunto se quelli del, ad esempio, Montalto hanno anche loro una unità operativa con nel loro distretto e se comunque c'è appunto questa possibilità di mobilità interna. Rende, allora, il distretto di dobbiamo Rende dare la linea alla pubblicità, lo diciamo prego. Subito dopo. La linea alla regia. Prego. Allora, rieccoci in diretta con il dottor Giovanni Martini, responsabile dell'unità operativa di riabilitazione del distretto Cosenza Savuto dell'ASP di Cosenza. Stavamo chiedendo al dottor Martini se anche da altri distretti si può andare al suo, che è quello che ha sede nell'ex AIAS a Serraspiga. Sì. Perché magari il paziente può avere delle esigenze particolari, da voi ci sono delle specialistiche nella specialistica. Sì, diciamo delle professionalizzazioni. Delle professionalizzazioni, sì, per cui si può. La mobilità interdistrettuale è prevista. Non è questo. Lei mi chiedeva prima se il distretto di Montalto, Rende, Media Vallecrati hanno un'altra unità operativa gemella come la mia, mentre per esempio a Mormanno c'è un reparto di riabilitazione, certo, con lì un primario, certo, quindi non è che non ci sono i servizi. Alcune volte purtroppo, forse per propaganda, forse per passaparola, si tende ad andare da una parte o da un'altra, ma insomma. I servizi sono tendenzialmente tipizzati,
validi. Benissimo. Il problema che è quello che poi si crea magari da una parte una lista d'attesa, da un'altra di meno, perché non lo so, il pourparler porta... Certo, la migliore pubblicità è quella che fanno i pazienti, nel senso che se uno si trova bene, e soprattutto in campo sanitario, se trova delle risposte, se trova anche accoglienza da parte degli operatori sanitari, se trova le risposte efficaci, è chiaro che poi magari indica, consiglia e quant'altro. Noi cerchiamo di far conoscere quello che c'è sul territorio da questa postazione, poi dipende dall'organizzazione interna di ogni struttura, dalla qualità professionale degli operatori, è quello che fa la differenza. E soprattutto da come vengono messi anche in condizione di operare, è quello che stavo dicendo, ma soprattutto dalle politiche dei vertici delle aziende sanitarie o ospedaliere, se puntano sui servizi, come ci puntano, quando ci investono, su quali servizi investono, se quelli che interessano le persone o quelle che interessano la politica, lì ci addentriamo in un altro discorso. Sì. Torniamo alla nostra fisiatria. Allora, ci sono tante, noi sentiamo parlare di tante possibilità di riabilitazione. Ogni patologia, ogni persona deve avere la sua terapia personalizzata, dottore. Quello che le ho detto prima, ecco, si comincia dalla ginnastica per poi arrivare dove, per far capire. No, io dico magari la cosa più semplice, noi immaginiamo, parlando di riabilitazione, alla ginnastica, no? Poi ci sono anche non è la tante cosa altre più cose. Semplice, è una cosa molto importante, tanto è vero che spesso le mie indicazioni o consigli di percorsi terapeutici sono, più pazienti arrivano dicendo: allora dottore, che cosa pensa, che cosa mi indica come fisioterapia, e li mando a fare ginnastica vertebrale, perché non hanno bisogno della fisioterapia quella un po' tradizionale, no? La ionoforesi, come diceva lei, l'elettroterapia o il massaggio, hanno bisogno di mobilizzare e di posturare meglio la colonna. Perché è invalso l'uso, facciamo fisioterapia, diciamo, facciamo sì, quello che ci serve, insomma, possibilmente. No, ma perché noi con fisioterapia intendiamo tutto poi. Indubbiamente, ed è sbagliato. Indubbiamente, magari, sì, è ma tante volte mi accorgo che il paziente rimane quasi deluso, no? Quando non gli dai appunto la macchinetta, come si suol dire, va fatto quello che serve al paziente, quindi viene indicato, come dice, e questo è il compito importante del fisioterapista, che sulla diagnosi medica, ci ripetiamo, ma giusto per far capire, fissare il concetto, sulla diagnosi medica, fisiatrica, disfunzionale, chiamiamola come vogliamo, fa la sua valutazione funzionale. Quindi non è che dice facciamo finta di guardarlo, certo, perché me la deve poi sottoporre, almeno quel personale che coordino io, perché io poi la prescrivo, quindi ne ho anche la responsabilità prescrittiva. Quindi, quindi lei devo validare indirettamente quello che il fisioterapista mi sottopone, certo. Indubbiamente. Certo, quindi infatti il programma individuale si chiama proprio, di quello che deve fare quel paziente, e poi viene eseguito sotto diretto controllo, perché appunto io ci sono e qualsiasi problematica il fisioterapista, ecco, quindi la sottopone al responsabile. Cosa di trova a Serraspiga? Trova, non lo so, la stanza dove si fa la ginnastica, dove si fa, si fanno le altre applicazioni. Siamo strutturati per poter. Quindi c'è tutto, si viene lì e si può fare. C'è ancora quasi tutto. Speriamo che potenzi non sottragga. No, perché il problema è capisce la senescenza anche delle attrezzature. Ora io non voglio fare nessuna critica, perché richiediamo attrezzature e tante volte, no, quasi sempre rimangono in evase. Bisognerebbe capire che attrezzare un servizio pubblico, proprio pubblico, a gestione pubblica, ancora di più, con 30.000 euro in un anno te ne porta di risparmi 1 milione. Purtroppo tante volte questo è difficile capire, perché chiaramente i costi esterni, non dico che sono esagerati assolutamente, sono costi predisposti dalla regione, ma potresti molto fare col fare molto, molto di più. Lì da voi anche si fa la riabilitazione per
i bambini disabili, per le Allora, persone lì a Serra disabili? Spiga Sì, c'è la è un'altra. riabilitazione, c'è l'unità operativa di riabilitazione età evolutiva e c'è anche l'unità operativa di riabilitazione adulti, emiplegici, tetraplegici, paraplegici, cioè a patologia neurologica. Io ho l'unità operativa di riabilitazione per la patologia motoria. Ecco, ecco, così, giusto per capirci, sì, perché magari è conosciuta la neurologica, Serra Spiga per la riabilitazione magari vabbè, delle persone disabili, Serra Spiga ecco, era neurologica per i disabili pura, e quant'altro. Ma sa, disabile, la parola inquadra di solito pazienti gravi con patologie neurologiche, ma la disabilità è la perdita di una abilità funzionale, cioè è disabile chi come me con una rizzoartrosi non riesce più a far bene la pinza pollice e indice e mi cadono gli oggetti certo. di mano. È una disabilità, chiaramente in una scala è minimale yes. rispetto ad altre disabilità, ma è una disabilità. Assolutamente, si diventa disabili temporaneamente anche se certo. Ci si frattura certo. un dito si recupera soprattutto, o quant'altro. È una disabilità temporanea indubbiamente che si recuperano spesso. Ecco, i successi della riabilitazione, ci diceva prima quel signore, dice io ancora non ho ottenuto, ci sono dei tempi più o meno medi a seconda ovviamente della situazione del paziente, dottore, quindi quando ci si approccia bisogna anche avere forza di volontà, perché poi la riabilitazione è anche impegnativa. E bisogna avere pazienza. Sì, il problema è che noi spesso pecchiamo nel non dare al paziente l'obiettivo raggiungibile. Cioè, sempre uno di quei miei maestri, di cui purtroppo ora ce ne sono rimasti molto pochi, diceva che non noi abbiamo il compito di raggiungere il 100% del riabilitabile, del recuperabile. L'obiettivo non è il recuperabile, cioè dice devo tornare come prima. Se una struttura è fratturata, no? Se una struttura ha una protesi, non può tornare come madre natura l'ha creata, certo. funzionale in quel modo. Gli dobbiamo recuperare possibilmente il 100% del possibile recuperabile. Allora, tante volte manca la comunicazione, manca la capacità di interazione col paziente nelle spiegazioni, per una questione di tempo. Io mi permetto di dire, con un po' di presunzione, avendo organizzato in quel modo, ho tempo di parlare con i pazienti, i quali rimangono, devo dire, questo. Se non si mi parla con i pazienti perché, è più difficile. Vede, lo sa dove se ne accorge? Che il paziente arriva a visita e porge di solito, dottore, ho fatto, io gli faccio poggiare quello che ha fatto, risonanza o dir si voglia, e gli dico mi racconti. E rimangono un attimo così, ho detto, mi racconti il problema, perché se non c'è quella che una volta si chiamava l'anamnesi, poi non c'è la visita clinica, l'accertamento può non essere utile o può non essere quello indicato per la reale problematica del paziente. Allora, l'accertamento deve integrare la diagnosi clinica, non si fa diagnosi clinica con l'accertamento. Questo ecco, è un concetto non deleghiamo tutto no, alle deleghiamo macchine. Tutto alle diagnosi strumentali. E poi quella che manca, questo purtroppo è un colpa nostra di categoria, è l'interazione tra medici. Cioè io fisiatra, dovrei interagire non solo con i terapisti, ma dovrei miei, dalla struttura di cui sono responsabile o con altri esterni, ma dovrei interfacciarmi con i colleghi, i fisiatri di altre strutture che hanno preso carico prima magari il paziente o lo prendono dopo e con le ortopedie. Ecco, il rapporto parliamo, con l'ortopedia signora, è anche fondamentale. Non ci parliamo, cioè non c'è l'interazione, non ci parliamo nel senso che non c'è l'interazione sul paziente. Non è prevista nel modello organizzativo, diciamo, questa sinergia. Ci avevamo provato tanti anni fa ad interagire, a fare un percorso assistito, in dimissione assistita per i pazienti dell'ortopedia di Cosenza a cui venivano applicate delle protesi. È stato un protocollo d'intesa tra l'unità operativa, che allora era servizio di fisiatria, di cui ero sempre responsabile, e l'ortopedia dell'ospedale, ai tempi formalizzato, cioè quindi deliberato, non certo, parliamo, non fatto così, non facendo riferimento alla sua trasmissione, era stato codificato, diciamo, poi le abitudini
o gli impegni dell'ortopedia ospedaliera non ha fatto sì che fosse. Beh, ha avuto un percorso. Perché un paziente dovrebbe andare in dimissione protetto, dovrebbe già sapere dove va. Infatti, perché chi... Oggi più o meno è migliorato, perché poi hanno i protocolli d'intesa con le prestazioni continuative delle case di cura riabilitative, magari esce dall'ospedale e va in casa di cura. Oggi c'è più percorso. Ma va fatto, dottore, perché immaginiamo un paziente traumatizzato, comunque che abbia grosse problematiche e si deve anche mettere lì a cercare dove andare e assumersi la responsabilità di dire questa va bene, questo non va bene. Il sistema deve essere che accompagna il paziente, così come sarebbe fondamentale ripristinare l'assistenza domiciliare, perché ci sono tante persone a casa allettate, non allettate, comunque che soffrono le pene dell'inferno, che non possono andare a fare le terapie, e lì sarebbe importante poter garantire... garantita sempre dalle case, dalle cliniche accreditate, in parte c'è da alcune, non da tutte. Dovrebbe esserci anche nel servizio pubblico, anche perché c'era, non è che c'era. Vabbè, si spera di migliorare, speriamo che qualcuno ci ascolti e che prenda appunti, perché poi noi parliamo sull'esperienza. Molte volte le decisioni, i programmi vengono fatte sulle carte e non sulla realtà esistente, quindi ci troviamo poi con disastri e pasticci vari. Quando, dottore, può capitare, adesso non so se è il suo campo, dell'ortopedico, quando capita spesso di rimanere bloccati mentre si fa un movimento, mentre si fa un qualcosa, oppure quando si ha un trauma, quali sono le cose da non fare per compromettere la situazione? Guardi, questa è una bella domanda fatta così. Allora, visto la sua mimica, credo che si voglia riferire al classico colpo della strega. Sì, colpo della strega, dice, sicuramente allora, che succede. Non è che si può fare niente, tanto comanda il dolore lì. Quello che bisogna fare è cercare di ridurre rapidamente il dolore, al di là che con la terapia farmacologica, anche con della termoterapia, si vendono delle fasce che sviluppano calore, ci si mette a riposo. Bisogna vincere il prima possibile la contrattura riflessa dolorosa dovuta dal dolore. Chiaramente poi bisogna valutare, ora questa non è una questione di competenza ortopedica o competenza fisiatrica, non posso andare a dire io ora ci vuole il fisiatra e non ci vuole l'ortopedico o viceversa. Sicuramente l'ortopedico è di base un chirurgo, quindi lui vede il paziente, mi permetto di dire, so che magari ho sempre scatenato contrapposizioni con molti colleghi ortopedici, ma non è mai stata detta da me in senso polemico. Io mi sono permesso una volta di definire l'ortopedico lo specialista della struttura e il fisiatra lo specialista della funzione di quella struttura. Ecco. Bisognerebbe riuscire a capire che non è polemica e che io devo cercare di recuperare la funzione di una struttura laddove la struttura è inficiata da un trauma, da un problema degenerativo artrosico che necessita di protesi, da una frattura o da qualsiasi altra cosa. La competenza è ortopedica perché deve, come dire, ripristinare al meglio la struttura, la funzione della struttura nella persona. Non solo della struttura, perché uno fa una distorsione della caviglia. Benissimo, ripristiniamo l'ortopedico, il fisiatra, la funzione e la struttura al meglio. Ma se rimane un problema disfunzionale, non è solo della caviglia, si riflette su tutto il corpo, sulla persona, quindi sulla motricità relazionale. Tanti pazienti li vedi che hanno una zoppia d'appoggio, di fuga leggera, ma che nel tempo gli comporta poi mal di schiena e blocchi vertebrali. Assolutamente. Bisognerebbe riuscire a capire questa mia valutazione, ma, che non è come ribadisco. La definizione che ha fatto lei mi sembra molto appropriata e molto chiara.
Cioè, spero di sì. L'ortopedico si occupa della struttura, il fisiatra della funzionalità. Signora Marisa, mi permetto di interrompere. Il problema è culturale e storico. L'ortopedia esiste dai tempi di Ippocrate. La fisiatria ha 60 anni. È tutto lì. Si rivolge tendenzialmente, non giustamente all'ortopedico, ci si rivolge di meno al fisiatra perché la fisiatria è troppo giovane nell'excursus temporale. Ma infatti deve entrare nell'ottica e soprattutto la gente deve capire che cosa fa il fisiatra. Il problema è che fisiatra. Almeno si vada dai medici intanto, signora. Sicuramente, lo ripeto sempre io. Sicuramente. Io ho visto dei casi di lomboscialgia, dottore, che sono durati per mesi. Nonostante terapie, nonostante farmaci, nonostante altro. Allora lì. La diagnosi completa, non vera, perché sennò sembra che facciamo diagnosi false. La diagnosi completa. Perché se il problema, ora usiamo chiaramente degli esempi e delle ipotesi, non riferiamo niente a niente. Se il problema è biomeccanico per una posizione di bacino, che ha pizzicato del tratto finale lombare, che ha pizzicato una radice, fino a quando non risolviamo il problema biomeccanico non ne usciamo, che fa l'effetto pinza. Quindi tante volte dice, non voglio dire basta una manipolazione o bastano 2 mesi di ginnastica posturale, è capire bene, riuscire per noi a capire bene qual è la reale causa della problematica sintomatologica del paziente. Sicuramente. Parliamo tanto anche della fragilità delle ossa e questo interessa l'ortopedico e il reumatologo, ma può anche interessare per quanto riguarda la funzionalità fragilità delle ossa intesa come problematica osteoporotica. Però abbiamo una telefonata. Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Io sono Angelo Giorno, parrucchiere per il signore da Cosenza. Sì. Sentite, io ieri avete fatto una trasmissione che c'era un professore per il dolore più che altro. Sì. Allora io volevo domandare al dottore, siccome sono stato operato a Roma di bypass, sì, con l'amputazione purtroppo sono stato sfortunato, delle dita del piede sinistro. L'amputazione delle dita del piede sinistro. Io volevo domandare al dottore, cioè siccome mi sento le gambe pesante, anche che sto facendo delle belle cure, perché noi a Cosenza abbiamo i migliori medici del mondo, non d'Italia, del mondo. Mi permetto di ringraziarla a nome della categoria. Perché noi quando andiamo fuori troviamo i medici nostri, cioè io al biocampus medico ho trovato un grande ortopedico del mio paese, di Luzzi, che è molto bravo. Sì. Cioè, dottor, io volevo dirvi... Sì, velocemente, perché siamo in chiusura, mi dispiace. Lo so, io ieri non ho potuto neanche riprendere e rintracciare perché sto stando male con le gambe. Ecco, allora, così facciamo velocemente... Guardi, chiaramente, se ha avuto un'imputazione delle dita e sente le gambe pesanti, il suo circolo ne ha colpa, ha avuto un bypass, quindi eventualmente la pompa cardiaca prima e quella periferica dopo non va molto bene. Io quello che posso consigliare, tenendo conto che alla pompa centrale, quella cardiaca, hanno messo mano, è vedere un pochino come lei appoggia, carica con un esame baropodometrico degli appoggi plantari. Non per andare a vedere i suoi appoggi plantari, per vedere i punti di carico, perché il cuore spinge verso il basso. Il sangue c'ha la forza di ritorno, mi faccia finire che abbiamo i tempi contingentati. Sì, proprio secondi. Ha una vis a tergo il sangue sulla spinta del cuore, però viene incrementato dall'azione del passo del piede, perché lì c'è la pompa venosa di ritorno, il cuore periferico si chiama.
Credo che debba rivolgersi ad un angiologo in questo momento, più che ad un fisiatra. Sì. A me ha operato il professore Spinelli. Sì. Bene, io non mi giudichi maleducata, ma abbiamo il TG che incombe. Grazie. No, io poi la... mi volevo contrattare per il professore di ieri sera. Sicuramente, volentieri. Ma sempre su questo numero, dottoressa? Sì, sì, su questo numero appena veniamo, appena chiudiamo. Grazie, dottoressa. Prego. Gentilissima. Allora, noi ringraziamo il dottor Giovanni Martini, lo voglio ancora ricordare, responsabile dell'unità operativa di riabilitazione del distretto Cosenza Saputo dell'ASP di Cosenza, e ringraziamo soprattutto voi telespettatori che continuate a seguirci. Arrivederci.